con la cosa in più che l'autore ci confessa tutto quello che è successo farà collassare Francesca Cipriani. L'omofobia di Franco. Sono aperti i supermercati. Basta, ci avete scocciato, ci avete scocciato, dite la verità e finiamola qui. Mi sono rotto questo cazzo di queste isole di merda. Isolane. Nuovissimo video in quest'ultimissima puntata trash dell'isola. Se non vi siete visti gli altri video, andate subito a vedere gli altri video dell'isola che faccio ogni settimana, praticamente, che finisce l'isola dei famosi. La prossima settimana sarà di lunedì, quindi il video sarà caricato di martedì, credo. Andiamo subito al sodo del trash della televisione. Come sempre, mi sono fatto il mio appunti che scrivo ogni volta che qualcuno commenta qualcosa. Allora, questa puntata su cosa si basa? Praticamente Cameragate, Francesca Cipriani che viene ipnotizzata, fuffa praticamente. Quindi più o meno si riprende la seconda puntata, infatti è praticamente spiaccicata. Allora vedete prima questo video e poi andate a vedere il video della seconda puntata. Praticamente vi ripeto le stesse cose perché sono successe esattamente le stesse cose. Con la cosa in più che l'autore ci confessa tutto quello che è successo e la cronistoria di tutto quello che è successo del Cameragate. E qui ci sono proprio le parole dell'autore su carta. Allora, intervistano questo Andrea Marchi, che è l'autore appunto, che è stato preso in causa per questa faccenda. Questa faccenda e ci racconta la cronistoria, vabbè, ci dice tutto quello che è successo praticamente, per filo e per segno ci rivela ogni dettaglio di questa cosa che è successa e in più dice che nessuno gli aveva detto che Monte aveva le canne, che la prima puntata Eva gli dice che Monte aveva fumato delle canne e lui subito ovviamente è andato a riferire questo alla produzione perché ovviamente lui si occupa dei contenuti e non di queste cose, insomma. Fanno vedere il confessionale di Eva Enger dove appunto dice che testuale parole non sono felice per Francesco che mi ha nominato, odio il finto perbenismo, già sono sorpresa perché lui ha fumato le canne insieme a nome censurato. Scusatemi, avete censurato un nome. Io ho un attimo il sospetto che si tratti di qualcuno della redazione. Perché? Perché censurare il nome di un concorrente? Non ha senso. Cioè, se Francesco le ha fumate, le avrà fumate anche un'altra persona. Cosa c'è di male? Scusatemi. Vabbè. Andrea Marchi poi aggiunge che non ci sono né prove video né immagini, e invece io le immagini le avevo viste che giravano sul web, ma lasciamo perdere. Il giorno dopo Marchi ha riferito tutta la produzione, una volta che ha riferito tutta la produzione è andato da Francesco Monte. Francesco Monte ha negato tutto, cioè che lui non aveva fumato canne, che non aveva portato canne, niente. Quindi Eva Enger aggiunge, scusatemi, ma in quella puntata, quando io ho detto che Monte ha fumato le canne, Monte mi ha risposto anche, ha detto, e vabbè, che cosa saranno mai i due tiri? E ha detto, e vabbè, tanto l'ho fatto prima di andare sull'isola, quindi l'ha fatto e l'ha confessato. E in più aggiunge, dici gli altri nomi che stavano con me a fumare allora. Quindi Monte ha confermato e questa è una cosa che appunto si è confermata, però basta, come dice anche Mara Venier, basta. Ci avete scocciato, dite la verità e finiamola qui. Praticamente tra Striscia la Notizia e l'Isola dei Famosi hanno parlato un'ora d'ancora del Cameragate e sinceramente si erano fatte le 11 e stavamo ancora parlando delle canne, direi basta. All'inizio del programma Mara Venier ovviamente spoilerà una cosa, cioè che Giucas deve per forza, per il voluto del medico, per volontà del medico in italiano detta, perché appunto come abbiamo detto già nel video precedente stava male e il medico ha detto che non può tornare sull'isola, ma lo invitano per fare un altro show ipnotizzazione, in questo caso farà collassare Francesca Cipriani. Ah, scusatemi, no, il collasso no, non c'entra niente, in catalessi,
Catalessi e collasso. Non lo so, fatemi sapere qui sotto nei commenti. Sicuramente c'è una differenza che adesso per me è oscura. Dopo Francesco Monte si parla della storia tra Papa e Francesco Monte. Praticamente non è l'isola dei famosi, ma è l'isola dei Francesco Monte. Si è parlato tutta la puntata di Francesco Monte e non c'è lui. Non c'è, non si fa vedere. Ma vieni studi a parlarne. Vieni studi a parlarne. Cazzo, cazzo, cazzo. Dopo una noia mortissima, 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 si arriva finalmente al momento della nomination. Cioè, nel senso, al momento in cui appunto esce il naufrago della nomination in corso, che era tra Paola, Franco e Gaspare. In quel momento me la sono praticamente persa perché stavo andando a bere il mio caffè di cicoria. Infatti, mi sono bruciato anche la lingua, grazie molte, molte, molte. Ed è stata eliminata Paola. Poi fanno uno scherzo stupido a Nino che manco la terza recita dell'elementare recitavo così. Nino se ne accorge ovviamente e poi dopo si dichiara e fa una proposta di matrimonio alla moglie come non si è mai visto. Bossari parte 2. Ma inizia il trash, o meglio, diciamo il riciclaggio del trash. Perché? Perché Giucas inizia a ipnotizzare di nuovo Francesca Cipriani e ovviamente stavolta è stata molto molto più buona. Manda in catalessi Francesca, la ricompensa è un piatto di pasta di spaghetti a testa. Manda in catalessi Francesca, la mette stesa, come dicevo, è il suo sketch principale questo, la mette stesa su due basi e poi dopo ci sale sopra e dici non ti spezzi, non ti spezzi, non ti spezzi. In effetti non si spezzava perché stava in catalessi. Una volta che si è svegliata Francesca Cipriani, lei ignora, ha detto scusatemi, ma dobbiamo fare la prova. E tutti quanti, ma già l'hai fatta, oh, quindi è stato, cioè non so se recita Giucas Casella, però non lo so. Giucas, se stai sentendo questo video, voglio fare anche io l'esperimento per capirci di più e voglio capire se ci reciti o meno, perché giustamente la Cipriani sa che se magna farebbe di tutto, ovviamente pure io avrei tutto. Mentre in catalessi, questa cosa è da dire, Giucas gli chiede il sogno del cassetto alla Cipriani e lei dice che vuole avere un bambino e vuole essere mamma. Cucciola! Ma la cosa più poraccia della poraccia di quest'isola è stato il ripescaggio tra gli eliminati. Praticamente Paola non è stata eliminata, ma è andata in un'altra isola con Filippo e ci andranno anche gli ex eliminati, tra cui Eva, Cecilia e Nadia. Soltanto che Eva non accetta di ritornare per coerenza e mentre Nadia e Cecilia per business subito si catapultano nell'isola vecchia. Quindi saranno, penso, una settimana lì, ci sarà il televoto e due dei più votati andranno di nuovo sull'isola. E poi siamo giunti già alla prova del mejor e del peor, che si tratta appunto di... è stata fatta sempre in replica, cioè nel senso hanno registrato la prova del peor e del mejor prima della puntata, erano divisi in squadre dove c'era un percorso praticamente, la squadra che perdeva, tutta la squadra doveva fare il ballottaggio per il peor e la squadra che vinceva il ballottaggio per il mejor. La squadra dei peor che ha perso è stata Elena, Simona e Francesca. Simone, ovviamente, Simone ragazzi. Chiamare tutti Simona mi sembra molto Ilary Blasi, adoro, amo. Tra Elena, Simona e Francesca, la prova era appendersi di nuovo a quella corda. Non vi dico Francesca Cipriani che cazzo ha combinato perché aveva paura dell'altezza, che praticamente era così, 50 centimetri, vabbè, aveva paura dell'altezza. E quindi alla fine il peor, dopo che ha minacciato al tecnico, non lo fa scendere, non lo fa scendere. Attenzione, io ti uccido, e ti uccido, non ti permettere, non passare l'altra pedana, non passare, ti uccido, ti uccido, ti uccido Stefano, vieni qui, ti prego, non mi lasciare Elena. Eccetera, 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 eccetera. La peor è ufficialmente Francesca Cipriani perché è stata squalificata ovviamente dalla prova perché non l'ha fatta di fatti.
e quindi la peor è Francesca Cipriani. Per quanto riguarda invece i mejor, ovviamente ci sono Marco, Rosa e Jonathan. Si sfidano tutti e tre, Marco, Jonathan e Rosa, e devo dire che stanno un bel po' appesi, infatti arrivano fino all'ultima mano, ma vince Marco Ferri. Quindi Marco Ferri va all'Isla Bonita e si porta Jonathan. Ci colleghiamo subito in studio e parte quello che già avevamo sentito, ovvero l'omofobia di Franco, dove Craig praticamente ha detto che stavano parlando, Craig gli ha detto, gli ha raccontato della sua ex storia con il suo ex compagno e Franco avrebbe detto che schifo o mi fa schifo, però ovviamente sappiamo come parla Craig, quindi sicuramente nella prossima puntata si parlerà di questo e dell'omofobia di Franco. L'hanno accennato in studio, soltanto che Craig si è sentito male e non hanno riuscito a farlo, ma a mio dire avevano poco tempo e quindi, oltre che forse si è sentito male, sì, ovviamente, ma avevano poco tempo su cui marciarsi sopra, perché sappiamo che l'omofobia c'è, persiste, ma nei programmi ci marciano, che ci marciano, e quindi devono fare un programma a parte. A parte che secondo me già Barbara D'Urso ne sta parlando, ma la prossima puntata sarà interamente incentrata su questo, sicuramente. E finiamo con le nomination. Le nomination del gruppo sono state, direttamente ve lo dico, Elena e Bianca. Praticamente ci sono due gruppi, si sono formati due gruppi. Un gruppo formato da Nino, Franco, Bianca e Alessia e l'altro gruppo formato da Elena, Rosa e Paola. Quindi praticamente sono dei gruppi. Loro hanno nominato Elena e gli altri hanno nominato Bianca. Infatti in nomination poi sono andati Elena e Bianca. Elena dice che appunto Nino, Franco, Bianca e Alessia si mettono d'accordo sulle nomination, su tutto quello che devono fare. Questa cosa bisogna indagarla perché non si fa. Il mejor Marco Ferri invece manda in nomination direttamente Alessia Manzini. Mentre fanno queste nomination, ovviamente c'è sempre del trash. Ovviamente Francesca Cipriani che dice: io so che sta nevicando lì in Italia, ma a Sulmona sta nevicando, i negozi sono aperti i supermercati. Ma che cazzo ce ne frega, carissima Cipriani, dei negozi di Sulmona. Poi Alessia annuncia che siccome Bianca e Paola si sono divise perché erano attaccate, come sapete, con uno spago, si sono divise perché non sopportavano più questo spago, per tutti ci sarà una punizione di razionare il cibo, e questa volta sono attaccate invece Bianca de nuovo e Francesca Cipriani. Poi fanno vedere che Bianca e Elena litigano per il cachet, Elena dice chissà quanto prendi per stare qua, e poi sinceramente mi sono rotto sto cazzo di st'isola di merda. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, stavolta martedì, perché va in onda di lunedì, ve lo ricordo. Vi mando un bacione enormissimo. Questo è il riassunto. Mi sa che se sul finale si è bloccata la telecamera e si è spenta. Non so a che è arrivato, perché stavo parlando praticamente da solo. Siccome sono in fase di video, la guarderò nella fase di montaggio per capire che cazzo mi ha tolto. Ma ci salutiamo e quindi Pride Life.